il magico giorno tanto atteso è arrivato. Oggi, 23 gennaio 2021, ho il piacere di annunciarvi che nasce il nostro piccolo grande progetto MPure 23. Ah, che emozione! Nei giorni scorsi, vari post abbiamo pubblicato sia su Bioprofumi ad Amici che su MPure 23, spiegandovi i vari ingredienti e formule, spiegandovi anche un pochettino chi c'è dietro questo progetto, ma lo faremo sicuramente, approfondiremo di più nel corso dei giorni prossimi in futuro. Oggi vi voglio parlare soprattutto dei prodotti che abbiamo creato, delle formulazioni, delle azioni, degli effetti, del perché, cosa pensavamo quando li abbiamo strutturati. MPure 23 nasce veramente dalla voglia di riempire quello che realmente oggi manca, perché noi oramai siamo da oltre 5 anni attivi come bioprofumeria, da oltre un anno e più come anche negozio online e diversi mesi anche come studio olistico benessere. Quindi abbiamo proprio sommato tutte le richieste in questi anni, in tutto questo periodo, le persone ci portavano, ci chiedevano. E necessitavano. Quindi questa linea nasce veramente ascoltando ogni richiesta, le necessità e anche i desideri proprio delle pelli, perché la cosmetica è per quello, soprattutto per quello, per trattare e far star bene la nostra pelle. Quindi esperienza somata, studio somato, pratica e anche richieste dei nostri carissimi clienti, amici, conoscenti, tutti abbiamo messo tutto ciò in questa nostra linea. Partiamo da tre prodotti. Perché tre? Perché, come poi vedrete, ve li spiegherò, sono praticamente le tre tipologie di composti di formula che completano la base di una skincare corretta. Perché abbiamo il Multi-Use Milk Wash, che è un detergente, il 3 Hyaluronic In Serum, che è un siero, ed è il Balm on Me, che è un balm, appunto, un burro. Abbiamo detersione, idratazione e nutrimento, proprio il mix completo più importante delle fondamenta e della base di una skincare di successo. Perché con queste tipologie di prodotti andiamo proprio a sostenere i bisogni e le necessità della cute stessa. Allora, partiamo subito, spostiamo un pochettino l'oro e partiamo dal primo. Allora, eccolo qua, 200 ml. Abbiamo lasciato, poi tutto aggiungerà, modificherà nel tempo e anche migliorerà, ovviamente, perché abbiamo lasciato più nuda, diciamo, più semplice la parte frontale, e invece dietro c'è scritto veramente tutto. Eccoci qua. Vedete, ci sono gli ingredienti, c'è la descrizione, il Multi-Use Milk Wash è un'emulsione lattiginosa formulata per rispettare il film idrolipidico di tutti i tipi di pelle. Le sue elevate concentrazioni di oli pregiati e dermoafini rendono questo prodotto un ottimo detergente viso-corpo antiossidante grazie alla presenza del coenzima Q10. Può essere utilizzato anche come struccante viso a risciacquo. Modo d'uso, avvertenze, è naturale, cruelty-free e anche vegan. 200 ml, made in Tuscany ovviamente. Eccoci qua. Il lotto c'è tutto, il pao i 6 mesi. La profumazione, che qui, se ci avete, chissà se chi ci ha fatto caso, eccola qua. Non abbiamo messo fragranze, ma abbiamo messo aromi che sono molto 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 più delicate, così veniamo incontro anche alle pelli più reattive, che ci sono moltissime che non tollerano le fragranze. Quindi questo è un latte che si può utilizzare sia per struccare, ovviamente se non si ha un trucco super iper intenso, perché se io che sono molto truccati magari si passa un po' di acqua micellare prima o un po' di bifasico, quello che preferite, dopo si sciacqua con lui.
Però l'abbiamo provato veramente come tutti i tre prodotti su una marea di tipi di pelle, da intorno ai 20 anni fino a circa 70, ed è piaciuto tantissimo e abbiamo fatto moltissime prove. Fatto strano ha voluto che abbiamo fatto più campionatura per il latte che per gli altri due. Ci abbiamo messo un po'. In realtà sono partita con idee diverse per il primo prodotto, lavante. Però nei test ci stava uscendo il latte emulsionato e abbiamo seguito perché, se vi ricordate, forse qualcuno di voi ricorderà, io sono un bel po' di tempo, mesi, se non anni, che mi lamentavo, tra virgolette, che sul mercato nostro italiano c'erano pochi prodotti così, latti a risciacquo, o col dischetto, o gel a risciacquo, mousse o altre cose, ma i latti così veramente ce ne sono pochissimissimi. Quindi, formulazione. Nella formulazione abbiamo messo un mix tra burri e oli, ma a effetto tipo elasticizzante, anche un pochettino lenitivo. Non ci sarà mai quell'azione effetto che senti la pelle tirare, cioè deve restare comunque un prodotto morbido, perché non dobbiamo intaccare col film idrolipidico, lo dobbiamo supportare e mantenere equilibrato. Quello è proprio una cosa importantissima, perché da lì si partono proprio gli sconvolgimenti della pelle. Mantenere la sua barriera intatta, più solida, più forte, rinforzata possibile, senza danneggiarla, anzi, proprio sostenerla. Profumazione, ecco, torniamo alla profumazione, che aroma, vi ricordo, è praticamente una vaniglia cipriata, delicatissima come profumazione. Ora giro questo per farvela vedere. Ci metterò un po' perché è nuovo, ci sta. Eccolo, eccolo, è arrivato. Chiudo. Eccolo qua. Vedete, lattiginoso, giallino perché c'è, vi ricordo, la coenzima Q10. Ora devo sniffare un po'. È un latte morbidissimo, proprio morbido, morbido, morbido. A contatto con l'acqua, che buono, che buono, che buono, fresco, dolce, mi sa di gelato alla vaniglia. A me mi ricorda la mia infanzia con gelato alla vaniglia. Ora, come farò a farvi vedere con l'acqua? Farò danni, lo so già. Ok, messo un pochettino, vabbè, poi pulisco. Con l'acqua si vedrà poco qui, ma emulsiona e si leva, vedete già, scompare facilissimo. Non unge, non è pesante, nonostante ci siano burri e oli, è stato veramente formulato in tale maniera da essere delicato, ma senza appesantire minimamente la pelle. Ecco, fatto. Pelle morbidissima, morbida, morbida, morbida. Ci piace tantissimo. Tutti e tre ci piacciono moltissimo, ma veramente lui è una chicca. Andiamo avanti. Lo lasciamo così qua. Ok, eccoci qua. Secondo prodotto. Vi dico già che questo pack cambierà. Non è stato facile in periodo di pandemia trovare dei packaging made in Italy, non cinesi, ecco, made in Italy e ovviamente riciclati, plastica riciclata assolutamente. Quindi ci siamo un po' accontentati, ma lui molto probabilmente, siamo un po' indecisi tra pipetta contagocce o airless, ma cambierà nel tempo pack. Intanto è così, vedete, da qui si apre, si richiude, facilissimo. È un siero. E non ci piace neanche come viene l'etichetta, che viene un po' strana, ma ripeto, cambierà. Noi ci importa la formulazione, il contenuto, la capacità di azione, è quello che a noi ci importa per primo, giustamente. E un siero trialuronic perché? Perché ci sono tre pesi molecolari dello ialuronico: ad alto peso molecolare, cross-linkato, reticolato, che è tra i più importanti, e anche il basso peso molecolare. E gli ultimi due sono quelli che vanno più in profondità, sono quelli che trattano di più, sono quelli che danno la performance, danno proprio la capacità più alta assoluta di azione profonda che si avvicina più possibile al derma come penetrazione di attivo. Giro dietro per vedere la formula. Allora, abbiamo acqua, poi abbiamo acqua fermentata di mirtillo, se mi mettessi a fuoco non sarebbe male. Poi abbiamo, cosa abbiamo? Ribes nero estratto, poi abbiamo urea, niacinamide, che è veramente fondamentale,
aiuta tantissimo, sostiene moltissimo la pelle, la vitamina B3. Poi ci sono i tre acidi ialuronici, come potete vedere. Azioni, descrizione, modo d'uso, c'è tutto. Vegan anche lui, 100 ml, cruelty free, naturale. Questo è veramente un portento perché lo potrete utilizzare in una marea di modi. Perché va bene per il viso, per il corpo e udite, udite un piccolo segreto anche per i capelli, anche se è un puntino sprecatino per i capelli, però vabbè, se proprio vogliamo si può fare perché li idrata veramente tantissimo, ma senza appesantirli. Ecco, si può unire anche nello styling che avete già, potete fare tante cose. Ma per il viso è una chicca perché funziona da siero, ma poi può essere mischiato agli oli vegetali, si lega in una maniera perfetta. Ci sono tantissime persone che hanno paura degli oli vegetali, ma fanno di un bene che veramente cioè è impossibile non amarli. Basta sceglierli quelli ovviamente adatti. Poi, nelle maschere, cioè basta un altro ingrediente solo, magari una polvere, amla, cacao, spirulina, maca, rosa, tutto quello che volete e avete già una maschera. Cioè, con questa base di attivi così concentrati e importanti, avete già una maschera. Potete unirlo al terzo prodotto ed ha un effetto meraviglioso col balm, c'è proprio idratazione e nutrimento, pelle schiarita, illuminata, compatta, rimpolpata, tonificata e anche rigenerata. Noi siamo felicissime, mi dispiace da morire per il pack, ma miglioreremo. Assolutamente sì, perché se lo merita, è un prodotto importantissimo. E i prezzi vi dirò nel post perché rimarrete impressionate anche su quello. Vi ricordo che questo è un 100 ml. Sieri con ialuronico, così importante, così buoni, così funzionali, così non ci sono. E nemmeno a questo prezzo e a questa qualità. Poi ne parleremo. Poi, terzo prodotto, ta-da-da-da, potevo io non fare un prodotto balm, potevo io non fare qualcosa anche di zero waste e in latta, sono 150 ml. Ma potevo io non fare un burro balm, io li adoro, c'è la Cosmesi Anidra Waterless, una delle mie preferite, una tra le più dermoafini che ci siano, perché si somiglia moltissimo al sebo della pelle, alla sua costituzione in strati epidermici, veramente è un amore il balm on me, questi nomi li ho inventati io. Così, proprio a istinto, però veramente un balm mi da mettere dappertutto, viso e corpo. Lo volevo fare più grandi, ma era impossibile restare in un prezzo più, diciamo, contenuto. L'abbiamo fatto 150 ml, e basta per farci veramente viso e corpo per un bel po' di tempo. E un PAO di 12 mesi, zero waste, naturale, cruelty free. Eccolo qua, come inci se mi mettessi a fuoco, eccolo qua. Olio di girasole, olio di riso, olio di cocca, burro di cacao, olio di jojoba, burro di karité, tocoferolo, vitamina E, olio di oliva, ribes nero, olio di zucca, ubiquinone anche qui, coenzima Q10, estratto di camomilla, olio essenziale di arancia dolce, anche qui aroma. Qua vi sono poi tutte le descrizioni. Ce l'ho uno aperto, ce l'ho, eccola, per non fare danni. Eccolo qua. Nuovo, sa di budino. Ah, lui non ve l'ho detto, sa di mirtilli perché c'è nella formulazione. Facciamo l'inaugurazione del balm. Eccolo qua. Ora vi faccio vedere insieme alla formula del siero. Nonostante è un balm, assorbe veramente velocissimo. Entrambi si fondono con la pelle. Uno non unge, uno idrata profondamente, ma che belli che sono. E anche insieme, mi piacciono da morire insieme, perché c'ho tutto, idratazione e nutrimento, e ci sono. Poi, veramente, siamo alla base della skincare più precisa che c'è, più esatta che c'è, ma allo stesso tempo io posso sfruttare questi prodotti in una marea di utilizzi. Posso fare maschere, posso fare impacchi, posso fare
dei trattamenti leave-in durante la notte, magari un po' più intensi, un po' più concentrati, in strato più spesso, posso fare veramente di tutto. Ve ne parlerò di più, vi racconterò di più. Ci vediamo alla prossima. Ciao!